Salve, eccoci qua. Oggi parliamo di un libro bello, un libro di Amos Oz, eccolo qua, Le terre dello sciacallo. Beh, con Amos Oz è difficile trovare dei libri brutti, ma questo è particolare. Allora, questo libro è stato scritto negli anni 60 e secondo la quarta di copertina è la prima grande opera di Amos Oz. Sono racconti che lui ha scritto in quegli anni, racconti che parlano della vita di un kibbutz. Voi, come sapete, Amos Oz ha vissuto in un kibbutz, dal quale poi se n'è andato per divergenze varie, però lui è sempre stato legato a questa sua esperienza giovanile, in modo molto molto, molto stretto. Questi racconti, questa decina di racconti, si caratterizzano perché sono una descrizione priva di quel senso di nostalgia che noi troviamo in altri racconti di Amos Oz, sempre dedicati all'Israele di un tempo, sempre dedicati ai tempi dei kibbutz. Qui non c'è nostalgia, ovviamente non può esserci. I racconti sono spesso crudi, sono realistici, raccontano veramente la vita del kibbutz. E la raccontano mettendo in luce anche gli aspetti più negativi. Quello che mi ha colpito di più è stato il senso dell'essere circondati. Più di una volta descrive i cerchi attorno ai quali, no, attorno alle persone. Il più piccolo è quello della casa nel kibbutz, no, della stanza, eccetera. Poi si allarga un po' di più alle altre abitazioni, agli spazi comuni, e poi c'è un cerchio esterno controllato da luci, controllato da fili spinati, controllato oltre il quale c'è il buio, minaccioso. Spesso viene citato espressamente il nemico, quindi siamo in una situazione dove c'è il nemico. Io credo che questo concetto di nemico sia nel corso del tempo sparito dalla prosa e dalle idee di Amos Oz, e per questo vi invito veramente a leggere i libri di questo autore, che sono meravigliosi, e più avanti più sono belli. Quindi c'è questo concetto del nemico, c'è questo concetto dell'essere circondati e questo di essere veramente degli isolati, avamposti di ebrei, di persone all'interno di una terra difficile, una terra molto 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 difficile. I personaggi sono in gran parte derivano dalla diaspora europea, ma ci sono anche ebrei nati in Israele, e ci sono già i nuovi arrivati, e appunto racconto così. Ci sono dei morti, quindi ci sono anche episodi francamente drammatici, e c'è qualche altro episodio, poi parla anche di incursioni di carattere proprio militare nei confronti degli spazi abitati da nemico, ecco questo concetto che rimane. Le terre dello sciacallo perché? Perché in tutti i racconti in qualche modo c'è uno sciacallo, oppure ci sono descritti gli sciacalli, quello che fanno, quello che circolano. Non è il tema principale del libro, diciamo, è un legame fra i vari racconti, che però non è di questo genere. Uno di questi racconti soltanto è ambientato in periodi biblici, e anche qui si nota l'idea dell'uomo, in questo caso, solo di fronte, a fronte dei nemici, di quelli che non sono loro. Bellissimi, bellissimi, bellissimi sono questi racconti, io veramente vi invito a leggerli, non ve li racconto uno per uno, non mi vanno a nominarlo le storie che sono raccontate, perché insomma non avrebbe molto senso che io vi raccontassi la storia di questi racconti. Amos Oz, ripeto, ha già fatto altri libri di racconti, e la dimensione del racconto è un'ottima dimensione per Oz, non solo quella, anche quella del romanzo. Amos Oz si conferma, anche se essendo il primo libro che ha scritto non è una conferma all'inizio, come uno dei grandissimi autori contemporanei, che purtroppo sappiamo tutti ci ha lasciato, come recentemente ha fatto Yeshua, e che dei quali rimarranno i libri che hanno scritto. Buona lettura, veramente. Amos Oz, Le terre dello sciacallo.
Bellissimo libro. Buona lettura.